I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TikiMill ed hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo in investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e TikiMill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. L'opinione espressa dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TikiMill a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita di denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 72% e il 71% dei conti di clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TikiMill UK LTD e TikiMill Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questa sera con me Sergei Magalà, programmatore e trader indipendente. Questo è il secondo webinar che facciamo. In realtà ne abbiamo fatti già diversi in passato, però nel primo webinar che abbiamo fatto circa 2 settimane fa abbiamo parlato di sistemi a griglia e martingala. Questa sera invece parleremo dei sistemi piramidali. Prima di entrare nel vivo del webinar c'è la breve presentazione di TikiMill, che è un broker regolamentato dall'FCA UK. Quindi significa che i fondi sono segregati, separati dalla società e assicurati fino a 50.000, a 85.000 sterline. E un broker non dealing desk, sì, il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider, non ci sono requote, quindi non ci sono limitazioni sulle strategie utilizzate, potete fare quelle che ritenete più opportune come scalping, arbitraggio, eccetera. La velocità di esecuzione è di una media di 0,15 secondi grazie agli oltre 10 server sparsi per il globo, spread super competitivi partendo da zero con commissioni tra le più basse del mercato e non ci sono costi sui depositi e prelievi. Questa è un po' la mappa dei nostri server, quindi c'è quello fondamentale di Londra, poi North Virginia, Tokyo e gli altri di backup. E potete comparare comunque le condizioni di TikiMill, spread e commissioni dal sito di MyFXBook, un sito esterno, e vedere un po' l'offerta delle condizioni di TikiMill rispetto agli altri competitor. Grazie a queste caratteristiche, TikiMill è stata premiata per 2 anni di fila come miglior broker per esecuzione ordini, quindi sia nel 2018 che nel 2019, e quest'anno abbiamo superato già nei primi 9 mesi dell'anno, questo è a livello globale, perché TikiMill opera a livello globale, il trilione di volumi di trading. Quindi un risultato sicuramente degno di nota, soprattutto visto che noi nella parte europea siamo sotto ESMA, però comunque abbiamo avuto un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno e poi abbiamo avuto anche un aumento di tutte le revenue e anche altre metriche finanziarie in altri settori. Quindi sicuramente TikiMill sta andando alla grande, questo soprattutto anche grazie a voi, vedo molti clienti comunque già collegati. Allora, io ho finito la presentazione e Sergei, io ti passerei il monitor, però ti faccio diventare relatore così puoi condividere il monitor. Una raccomandazione soltanto sul discorso degli expert, perché avevamo già parlato nel primo webinar della consegna da parte di Sergei degli expert relativi a quello che poi lui andrà a spiegare. Sergei mi ha detto appunto che verranno inviati alla fine dei 3 webinar, proprio perché è un percorso che stiamo facendo, quindi siamo partiti già dai sistemi a griglia, adesso quelli piramidali, il terzo poi sarà dedicato un po' alla gestione dei rischi, quindi Sergei ha pensato di inviarli alla fine proprio per avere poi comunque la piena conoscenza dei sistemi, proprio perché abbiamo fatto dei webinar relativi a quello che appunto poi andrete a utilizzare. Rispondo solo alla domanda di Paolo relativa a TikiMill, Sergei, prima di darti la linea, perché mi chiede se abbiamo il servizio WPS, sì, è sconto del 20%, quindi poi sul sito Paolo puoi trovare i maggiori riferimenti. Vai Sergei, ti lascio la parola. Va bene, ti ringrazio
Giuseppe, grazie come sempre per queste occasioni di eventi che facciamo insieme. Complimenti per la tua professionalità e la tua capacità di essere sempre molto diplomatico, cosa che a me riesco molto difficilmente. Comunque, benissimo, ovviamente chi mi segue sa che diciamo, non condivido i miei spazi formativi con tutti e se scelgo di lavorare con un broker come può essere TIC1000 perché realmente lo utilizzo e realmente posso confermarne la validità sia a livello di esecuzioni che diciamo tutto il resto, ecco. Benissimo. Allora, partiamo con il webinar di questa sera, il naturale proseguimento diciamo del webinar scorso dove abbiamo trattato la gestione delle posizioni in difensiva tramite griglie e martingale. Adesso vediamo una cosa simile però da un aspetto rovesciato, invece che difendersi da una posizione che ci va contro, andiamo ad in qualche modo ad aggredire il mercato se ci va a favore. Infatti, la griglia, il sistema griglia, il sistema creato con delle mediazioni rovesciato si chiama piramidazione, pyramiding, ok? Quindi pyramiding trada come un faraone, ok? Il titolo del webinar di questa sera. Ovviamente cercherò come sempre di stare dentro un'oretta, vediamo se questa volta sono riuscito ad essere finalmente ancora più sintetico, però vabbè, se mi seguite sapete già a cosa andate incontro. Allora, partiamo da un concetto. Adesso io non so chi sta seguendo questo webinar, che livello di preparazione ha, se conosce già questi termini. Se sono i concetti che andiamo a spiegare sono già conosciuti oppure no. Quindi, se per caso c'è qualche domanda che io purtroppo non le leggo, quindi anche tu, Giuseppe, guardaci. Per esempio, se vi dico break even, se c'è qualcuno che non sa che cos'è il break even, questa sera lo può chiedere perché tanto i concetti che andrò a spiegare sono pochi, sono concisi. Perché proprio voglio incentrare il discorso su un paio di aspetti molto precisi. Quindi dopo, nel corso, alla fine, se avete qualcosa da chiarire, ecco, fate pure delle domande. Ok, Allora, assolutamente. Giro poi le domande alla fine del webinar. perfetto. Diciamo questo, in questo esempio vediamo un approccio classico del trading nel caso in cui il trader voglia seguire una certa tendenza del mercato, il cosiddetto trend, ok? E seguire anche magari la massima del taglia le perdite e fai correre i profitti, che è una cosa che suona bene e sulla carta funziona. In pratica, diciamo che sono uno di quei vecchi concetti tramandateci, diciamo, dai padri fondatori dell'analisi tecnica, che va bene, però deve essere ben contestualizzato. Taglia le perdite, fai correre i profitti, va bene solamente se si trada in trend, se si ha, cioè non vale sempre, vale solo se si ha una idea molto chiara diciamo, di tradare dei mercati che hanno come caratteristica persistente quella di avere dei movimenti, lunghi movimenti in trend. Qual è il modo, diciamo, migliore per seguire un trend? È quello di partire aprendo un'operazione nella direzione di un movimento del mercato, proteggersi, quindi tagliare le perdite, proteggersi con uno stop loss, qui per convenzione ho messo 100, che può essere meno 100 punti, meno 100 dollari, non ha importanza, è una cifra che può vuol dire tutto o niente. Ok, quindi per adesso semplicemente una cosa concettuale. Ok,
Dopodiché, quando il mercato, passato un po' di tempo, il mercato vediamo che va a favore della nostra posizione, quindi in qualche modo abbiamo indovinato la nostra previsione, possiamo proteggere la nostra posizione estremizzando il concetto del tagliare le perdite, avvicinando lo stop loss. Se avvicino lo stop loss al livello al cui abbiamo, ho aperto la mia operazione, praticamente se il mercato ritraccia e mi prende lo stop loss, mi ritroverò in una situazione in cui non ho guadagnato, non ne ho perso niente. Ok, questo si chiama stop loss a break even. Ok, vedete, livello zero, né perdita né vincita. Se il mercato continua, ok, io cosa posso fare? Ovviamente cerco di seguire il movimento, che okay, la linea blu sarebbe il mercato stilizzato, ok, e posso anche proteggere non solo la mia posizione tagliando le perdite, ma addirittura difendere un po' del mio guadagno, ok, spostando lo stop loss in positivo. Quindi se il mercato ad un certo punto comunque torna indietro e mi prende lo stop loss, io comunque avrò guadagnato. Ok, questo stop loss, man mano che il mercato prosegue nel suo movimento, in questo caso al rialzo, posso spostarlo mantenendolo a una certa distanza costante oppure a scalini, con, diciamo, le varianti sono tantissime. Ok, in questo caso si tratterà di un trailing stop, d'accordo? Ok, spero che questo concetto sia chiaro per tutti, ok? Questa è proprio la base del trend following. Ok, vediamo una strategia di piramidazione base. Allora, situazione di prima, per qualche motivo faccio la mia supposizione, la mia previsione, fra virgolette, adesso a molti trader formatori questo termine non piace, lo utilizzo tranquillamente perché secondo me il lavoro del trader è quello di prevedere. Ok, anche l'altra volta abbiamo parlato, introdotto il concetto di vantaggio predittivo per chi dopo andrà a vedersi il webinar eventualmente, comunque è una cosa che è un concetto che riprenderemo ancora. Quindi faccio la mia previsione, faccio la mia supposizione, se vogliamo, la nostra congettura sul fatto che il trend continuerà al rialzo. Ovviamente tutto ciò che vediamo vale anche al ribasso, che è giusto per fare un esempio singolo. Parto come prima, con lo stesso rischio, proteggendoci con lo stop loss. Ok. Il mercato mi va a favore di un tot, quindi di un tot di un certo livello che dopo chiameremo level distance, che stabiliremo a priori. Ok. Posso, allora, per prima cosa mi sposto lo stop loss al break even, come ho fatto prima, ma allo stesso tempo, adesso siamo qui come prezzo, e apro un secondo buy della stessa size. E questo buy lo tratto esattamente come trattavo il primo, ovvero metto lo stop loss a meno 100 punti, dollari o quello che vogliamo, ok? Quindi mi ritrovo con due posizioni aperte e i due stop loss posizionati al prezzo del primo buy, uno dei quali avrà il valore meno 100, se verrà raggiunto, che sarà lo stop loss, vedete, riferito alla seconda posizione, e lo stop loss della prima posizione, vedete in arancione, è a break even, quindi sul prezzo dell'apertura della prima operazione. Adesso qui le linee le vedete un po' staccate, ma è per un'esigenza grafica. Ok, il prezzo continua ad andarmi a favore, alla stessa distanza posso aprire un terzo buy, spostando lo stop di tutte queste tre posizioni, ok, al livello del secondo buy, al secondo livello della piramidazione. Mi ritroverò con il terzo buy, il valore dello stop loss a meno 100. Se viene preso, perdo 100. Il secondo buy ha il valore di 0
Lo stop loss invece del primo buy, se verrà preso, avrà il valore di più 100 perché sarà uno stop in guadagno, in questo caso un trailing stop. D'accordo? La risultante del valore di questi tre stop loss, di queste tre posizioni, se il mercato torna indietro e mi prendo lo stop loss, la risultante sarà 0. Quindi noi, dopo aver aperto questi tre livelli, avremo in pratica un break-even, come dire, generalizzato, un break-even generale della, sulla strategia. Ok. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato, diciamo, la nostra prima strategia base, proprio la più base, quella da studio, diciamo, della piramidazione. Ok. Si chiama three levels to break even, perché per andare a break even devo aprire tre livelli. Ok. Lo stop loss di tutte le posizioni dalla prima in poi sarà uguale alla distanza dei livelli della nostra piramidazione, in questo caso. D'accordo? Questo è un altro particolare da tenere a mente. E a livello strategico, perché questo webinar l'ho, diciamo, incentrato sulla parte strategica dell'utilizzo delle varie piramidazioni, più che sulla parte, diciamo, tecnica piuttosto che matematica, che sicuramente si possono tirare fuori delle cose molto interessanti, però qui più che altro voglio parlare di come, diciamo, inquadrare l'utilizzo strategico di questo tipo di sistemi. Ok, quindi questo è il funzionamento della piramidazione base e per poterla applicare, perché abbia senso utilizzare questa strategia, devo riuscire a prevedere un movimento di mercato ampio almeno tre livelli, ok? Tre level distance, tale che non ritracci più di un level distance. Ok? Quindi praticamente devo fare due previsioni in una, ovvero che il mercato, il movimento del mercato che sto tradando, il momento di mercato che mi sto aspettando, ok, che avvenga, deve essere esattamente, né più né meno, almeno tre level distance. Ok, e l'altra congettura, l'altra previsione che faccio è che questo mercato non ritracci, quindi non torni indietro dai suoi, diciamo, dall'ultimo livello che ho aperto di un level distance. Ok, come si quantificano questi livelli in punti mercato, in pip o quello che vogliamo noi? E quello dopo dipende, cioè, è un altro discorso, diciamo. Però diciamo che il concetto è questo: devo prevedere un movimento e un ritracciamento massimo. Andiamo avanti. Dopo ci torniamo ancora su questo concetto strategico. Ok? Arriviamo al quarto livello, perché dopo il terzo, dopo il break even, il mercato ci va ancora a favore, in questo esempio di studio. Arriviamo ad aprire un quarto livello, ok? Quindi abbiamo, e ovviamente aggiorniamo anche gli stop loss di tutte le quattro le posizioni. Quindi avremo sempre lo stop loss della quarta posizione, vedete in rosso, che è a meno 100, della terza sarà break even meno 0, poi la seconda sarà più 100, la terza sarà più 200, ok? La risultante del valore dell'insieme dei nostri stop loss comincia a valere più 200 punti, dollari o quello che è, d'accordo? Quindi se il mercato torna indietro e ci prende lo stop loss delle quattro posizioni, ok, noi incassiamo 200. Ci va ancora bene, il mercato va avanti di un'altra level distance, di un'altra distanza dei tre livelli. Apriamo un altro, un quinto buy, ok? E aggiorniamo,
vedete sempre al livello precedente lo stop loss della strategia. Quindi, come sempre, l'ultimo buy aperto, lo stop loss varrà a meno 100, il penultimo, sempre vedete arancione, in break even a 0, e dopo cominciamo a contare gli eventuali guadagni, più 100, più 200, più 300 del primo buy. La risultante, se il mercato torna indietro e mi prendo stop, sarà più 500. C'è andata benissimo, prendiamo un sesto livello, ok, spostiamo di nuovo tutti gli stop loss, ok, l'ultimo sarà sempre in perdita, il secondo sarà sempre, il penultimo livello sarà sempre a break even, e gli altri in guadagno, di 100, 200, 300 e 400, ok, più 900 punti, dollari, quello che volete, il guadagno se la strategia ci, diciamo, il mercato ci torna indietro e ci prende lo stop loss. Ok. Dov'è la potenza di questa cosa? Cos'è che sta facendo la differenza? Allora, intanto va bene seguire il trend, ma prima o poi dovremo anche chiudere. Quindi vediamo quanto possiamo guadagnare se andiamo a, invece che arrivati ad un certo punto, invece che aprire un nuovo livello e continuare così all'infinito, che delle volte si potrebbe anche fare, però capite che i mercati comunque prima o poi rintraccia anche forte, quindi soprattutto nel Forex bisogna vedere se quanto veramente ampio il movimento che ci stiamo aspettando, e quelli sono dei ragionamenti che dobbiamo fare a priori prima di aprire l'operazione. Io l'ho sempre detto, a differenza di come insegnano gli analisti tecnici, io dico che il lavoro del trader va fatto per il 90% fuori dai grafici, fuori dal mercato, ok, dal mercato corrente. È uno studio che si fa fuori dal mercato, ok, per arrivare al mercato con le idee chiare su che cosa sto tradando, su che cosa mi sto aspettando dal mercato e perché. Ok, quindi io posso anche dire che va bene, apro la mia piramidazione, però prevedo di aprire solamente 4 livelli, al quinto incasso, oppure 5 livelli, al sesto incasso, 7-6 livelli. Se il mercato mi arriva a toccare il settimo livello a partire dalla prima posizione, io incasso. Andiamo a vedere quanto andremo ad incassare. Ok, se arriviamo al quinto livello, quindi 4 livelli, 4 buy aperti, il quinto livello, andiamo a incassare come somma di tutte le posizioni 100 più 200 più 300 più 400, 1000 pipo dollari, quello che è. Ok. Con lo stop loss avevamo detto su 4 livelli che valeva 200, quindi qui siamo protetti, abbiamo un buon guadagno e possiamo incassare 1000, quindi 200 se ci va male, 1000 se ci va bene, se il take profit, diciamo, di tutte le posizioni le mettiamo qui al quinto livello. Se lo mettiamo al sesto livello, quindi abbiamo 5 buy aperti, gli stop loss incassati ci valgono più 500, il take profit sul sesto livello ci vale più 1500. Ok. Se arriviamo al settimo livello, addirittura, ok, lo stop loss, diciamo in generale, sul break even ci vale più 900, il take profit sul settimo livello ci vale 2100. Ok, vedete la progressione come potente, da 1000 passiamo a 1500 e addirittura 2100. È potente questa roba, ok? Molto potente. Vediamo invece cosa sarebbe successo se avessimo utilizzato la solita classica strategia di una sola posizione e di un semplice break even o trailing stop, con il mercato che ha fatto la stessa escursione del caso che abbiamo visto sopra. Ok, avremmo al raggiunti 5 livelli, ok, se prendiamo il profitto come qui sopra, invece di 1000 incassiamo solo 400 e il break even ci vale più 200,
invece che no, è uguale, ci vado uguale. Ok. Se arriviamo al sesto livello, incassiamo più 500 con più 300 di break-even se il mercato ci torna indietro. Mentre con la piramidazione, se ci torna indietro il break-even, il mercato ci prende il break-even, guadagniamo più 500 sul break-even, ma addirittura 1500 sul take profit. Ok. Sempre con una posizione, se arriviamo al settimo livello, ok, che possono essere 700 punti, quello che volete, dopo i moltiplicatori si possono adattare di volta in volta. Ok, il break even ci costerà 400 e il take profit più 600, quindi vedete le progressioni 200, 300, 400, ok, progressioni algebriche si chiamano 400, 500, 600. Con la piramidazione invece andavamo a 200, 500, 900 di break even e più 100, più 1500, più 2100 di take profit. Ok? Cambia, vero? Quale vi piace di più tra le due strategie? Giuseppe, che dici? Beh, io sono innamorato dei sistemi piramidali, quindi tutta la vita sistemi piramidali. Esatto. Perché praticamente in questo caso di studio il mercato ha fatto le stesse cose, abbiamo guadagnato molto di più, ok? Sia a livello di se abbiamo cercato un certo target finale, oppure abbiamo continuato a sperare che salga e magari il mercato ci ha preso il take profit, in entrambi i casi guadagneremmo molto di più, ma il rischio era sempre lo stesso. Siamo d'accordo che tra qui e qui il rischio iniziale era sempre il valore del primo stop loss. Ok? E vi dirò di più, le cose che abbiamo dovuto prevedere, cioè abbiamo dovuto, perché questa cosa abbia successo, dobbiamo avere la stessa capacità previsionale. Ok? So che per molti di voi sono, come dire, concetti un po' nuovi, un po' strani, che non ne parla nessuno di capacità di prevedere il mercato, queste cose qui. Però, tant'è, se ci pensate, non si scappa. Ok? Strategicamente, la questione è tutta qui. Quindi la piramidazione è una cosa che a parità di rischio e a parità di capacità previsionale ci porta veramente a, come dire, a mettere un turbo al nostro, a qualsiasi sistema di trend following. Però ricordiamoci che le cose che dobbiamo riuscire a prevedere sono due: l'ampiezza del mercato che deve superare i tre livelli almeno di questo, in questo caso, è che il ritracciamento che ci aspettiamo non deve essere maggiore di un livello. Ok. Prima di me, se non sbaglio, Giuseppe, hai fatto il webinar con Tony Cioli Puviani, giusto? Sì, oggi alle 16, sì. Esatto, un trader discrezionale che mi piace moltissimo seguire, ho seguito diversi suoi interventi, corsettini, e mi piace tantissimo la sua filosofia. Ed è interessante osservare come alla fine i trader che derivano da una scuola sistemica come me, è un trader discrezionale, ma di altissimo livello come Tony. Su moltissime cose troviamo tanti, tantissimi punti di incontro, ok? Proprio a livello concettuale, nonostante approcci completamente, diciamo, completamente opposti, ok? Io sono più per la statistica, per l'automatizzazione, per un certo tipo di ricerca. Lui lo dice chiaramente, sono un discrezionale e molto spesso vado di pancia, va benissimo, però guarda caso,
Si arriva a un certo punto che ci si capisce benissimo anche tra le due, diciamo, grandi scuole di pensiero, sistemica piuttosto che sistemica statistica. Sistemica non vuol dire automatizzata, vuol dire proprio a livello di approccio di studio e discrezionale. Ok, quindi per citare il buon Tony, in borsa non esistono pasti gratis. Ok, tutto ha un prezzo in un modo o in un altro. Ok, vediamo un po' a confronto, di mettere a confronto la tipologia di gestioni un po' particolari come stiamo trattando in questa serie di webinars, quindi tra le piramidazioni e le mediazioni, che chiamo grid per semplicità. Ok, con le piramidazioni, il pyramiding, aumento il guadagno a parità di rischio, okay, rispetto alla posizione semplice, è probabilità di riuscita, ovvero capacità previsionale. Ok, i vantaggi quali sono? Guadagno enorme, però più raro. Rischio basso e ben definito, perché stop loss iniziale in macchina e basta, il nostro rischio si limita a quello. Ok, il prezzo da pagare per tutto questo, diciamo, ben di Dio, ok? Perché sulla carta ci sembra bellissima la piramidazione, cioè è perfetta, dovremmo fare solo di questa. Il prezzo è che ci vuole un'alta capacità previsionale, ok? Questi movimenti bisogna trovarli e prenderli in tempo, bisogna capire, cioè in anticipo, bisogna proprio fare delle vere e proprie previsioni abbastanza dettagliate, perché abbiamo detto dobbiamo prevedere che il mercato si muova di una certa ampiezza e mentre lo fa non superi un certo ritracciamento, perché qui abbiamo ben due cose da prevedere, ok? E quindi alta capacità previsionale e bassa frequenza di eventi positivi, perché quando la previsione da fare aumenta i suoi gradi di difficoltà, si chiamano gradi di libertà, però vabbè, adesso non sto a limarvi la testa con la teoria. Quando aumento, diciamo, i gradi di difficoltà della mia previsione, ovviamente questi eventi saranno più rari. Ma quante volte il mercato si muove, specialmente un mercato come il Forex, di non so, 1.000 punti, ultimamente anche 200-300 punti senza mai ritracciare di una certa frazione di questo movimento. Sono movimenti un po' più rari del solito, quindi capace che utilizzando questa strategia saranno tanti gli stop loss che andremo a prendere, piuttosto che al confronto di pochi guadagni, però belli corposi. Con la griglia invece, strategicamente siamo dal versante opposto. Quindi con il grid avremo tanti piccoli guadagni, ok? Quindi aumento la probabilità di riuscita diminuendo la capacità previsionale necessaria, però aumento il rischio. Quindi i vantaggi quali sono? Guadagno spesso e poco, cioè poco in quantità di guadagno, ecco, di target ravvicinato, però altissima frequenza di eventi positivi, e per andare avanti ci basta pochissima capacità previsionale. Il prezzo da pagare è che aumento il rischio fino proprio a togliere i limiti, perché la griglia perfetta, la martingala perfetta è quella proprio che non, come stop loss ha il conto praticamente, che non ha stop loss. Ok? Perché con la griglia, se vi ricordate, è quello che faccio. Punto a un take profit vicino, se non lo prendo, apro un altro livello di mediazione, magari con una bella martingala, in modo da avvicinare al prezzo che magari ci è andato contro, ancora avvicinare ancora una volta questo take profit più vicino, un target più vicino. E questa è una cosa che, se riuscite a capirla, a portarla a casa da questo webinar, veramente sarà il valore aggiunto. Ok, al di là, dopo delle varie tipologie di griglie che vedremo, è che un target vicino è più facile da prevedere.
perché a livello proprio probabilistico verrà eseguito più spesso. Ok, quindi target vicino più spesso, target lontano più raro. Target più vicino sparando nelle mucche andando a casaccio è più facile che venga preso, quindi ho bisogno di meno capacità previsionale. Target più lontano sarà più raro come evento e la capacità che devo avere di prevedere e di scovare quel movimento deve essere maggiore. È importantissimo capire questa cosa. Ok. Capendo queste cose qui, ok, potremmo anche andare dopo a raffinare, ok, la nostra operatività, sia che sia a griglia, gestione e mediazione, sia che sia piramidale, ok, andando a diciamo a regolarla al meglio di volta in volta alle nostre situazioni. Comunque adesso, prima di vedere altre tipologie di piramidazioni, voglio insistere un altro po' su questo concetto. Target vicino più probabilità a livello di essere eseguito, target più lontano meno probabilità di essere eseguito. Su questa cosa qui trovo molti dei dubbi, leggendo un po' i commenti dei trader, vedo che queste cose non sono del tutto chiare. Molto spesso le persone hanno delle idee sbagliate, perché magari si fermano alla, vi ricordate la frase introduttiva, lascia correre i profitti, taglia le perdite, quindi rapporto rischio rendimento spostato verso il rendimento, quindi verso il take profit, l'incasso dalla posizione piuttosto che sulla perdita, tagliare la perdita, ok, lascia correre i profitti, e molti pensano che questa sia una condizione sufficiente per guadagnare sui mercati. Niente di più falso, perché abbiamo detto tutto ha un prezzo, ok? Allora, rapporto rischio-rendimento. Queste qui sono le slide del mio corso di trading sulla Apollo Action, dopo ve lo faccio vedere, quindi faccio proprio un assaggino di quella che è la mia formazione, e questa è proprio una piccola frazione del mio corso base che serve giusto per farsi le basi, le fondamenta sulle quali dopo andremo a costruire una certa, diciamo, conoscenza che ci servirà per un'attività di trading profittevole. Ok, quindi parliamo di rapporto rischio-rendimento 1 a 1. Questi test sono dei test fatti da un sistema che apre, che lanciamo la monetina, ok, che apre le operazioni a casaccio. Vedete che con take profit e stop loss alla stessa distanza ci può capitare un po' di tutto, ma gira e rigira. L'equilibrio tra le vincite e le perdite, vedete, è sempre questa linea orizzontale. Infatti, ok, le varie possibilità di riuscita in positivo o in negativa oscilleranno un po' sopra, un po' sotto, ok? La risultante sarà sempre zero. L'errore che si va che molti trader fanno, quello di credere che intervenendo su questo rapporto rischio-rendimento si possa andare in qualche modo a forzare, diciamo, ad essere profittevoli, ecco, senza, fra virgolette, pagare un certo tipo di prezzo. E molto spesso si pensa che andando a far appunto correre, dando retta a questo luogo comune di far correre il profitto piuttosto che tagliare la perdita, piuttosto che fare il contrario, ok, ci faccia automaticamente guadagnare di più. Niente di più falso, perché in realtà forse è vero l'incontrario, ok? È più facile guadagnare con una griglia che con una piramidazione, per quanto possa sembrare strano, diciamo, a fronte di quello che vi ho fatto vedere prima. Comunque ci torniamo. Quindi proviamo a fare gli stessi esperimenti con il trading random, variando il rapporto rischio-rendimento. Ok, invece che 1 a 1, fare 1 a 2, 2 a 1, 1 a 3, 1 e 3 a 1. Ok, 2 a 1 e così via. Non cambia molto.
non cambia molto in realtà, vedete? Quindi giocare sul rapporto rischio-rendimento, far correre i profitti e tagliare le perdite, sostanzialmente non ci porta alcun vantaggio. Okay? Andando a forzare un po' la mano, vediamo che più o meno i sopravvissuti sono quelli. Vedete là sopra accerchiati, vedete un numerino 40-41, è la percentuale dei test, diciamo, dei sistemi, dei trade, degli esperimenti che sono usciti vincenti. Ok, e vedete che comunque è sempre la stessa percentuale, anche cambiando leggermente il rischio e rendimento. Dopo questa pappardella qui, se la volete, un po' teorica, dopo riguarderete il video, ve la leggerete. Ok, praticamente la questione qual è? È che il triangolo magico, ho introdotto questo concetto per spiegare questa cosa qui importantissima. In realtà, la matematica, il teorema centrale del limite, ci dice che in un numero statisticamente rilevante di casi, la variazione tra il rapporto stop loss e take profit non ci cambia assolutamente nulla. Ok, la risultante sarà sempre la stessa, quindi parità tra vincite e perdite. Cambieranno le frequenze relative. Ok, questa proprio è come dire, insindacabile, ok, è proprio una cosa concettuale. Quindi un take profit più vicino sarà eseguito più spesso di uno stop loss più lontano. Viceversa, un take profit più lontano, come nel caso del trend following, sarà eseguito più raramente di uno stop loss più vicino. Ok, l'elemento che dobbiamo aggiungerci per inquadrare il tutto nel nostro sistema di trading, nella nostra attività del trading, è proprio la probabilità. Ok, quindi abbiamo stop loss 1, quindi piccolo, take profit 2, quindi grande. Ok. Il numero dei take profit sarà 2 volte sullo stop loss. Vediamo la dimostrazione. Questi sono i test sempre fatti con l'algoritmo random. Ok, take profit 30, stop loss 15. Ok. I, diciamo, casi chiusi a take profit, vedete, sono 37 e in stop loss 62. Ok? Quindi stop loss più lontano, ok, più raro, take profit più vicino, scusate, stop loss più vicino più spesso, take profit più lontano. Paura di aver invertito le slide. Comunque, ecco, take profit più vicino, esatto, 61%, quindi più spesso, stop loss più lontano, 38% per raro. No, è tutto giusto. Ok, quindi posso fare gli esperimenti che voglio, gira e rigira, la matematica ha sempre ragione. Ok. Possiamo essere i trader più bravi del mondo, ma se ci mettiamo contro la statistica, contro le leggi della matematica, o non ne teniamo conto in qualche modo, prendiamo le mazzate. Ok, dopo, adesso Giuseppe, non so se posso fare un po' di promozione a metà webinar, intanto che la soglia dell'attenzione è altissima. Comunque, questi sono i miei 2 corsi di formazione, li trovate su sergeymagala.net. Dopo ci troviamo, ci torniamo. Allora, Ci sono un quindi po' di domande, Sergei. Vuoi che te le faccia adesso oppure preferisci dopo? ok, finisco questa slide, dopo mi fai le domande. Va Ok. bene? Ok, così Vai. finisco il ragionamento. Ok, quindi avremo ad ogni mercato una strategia
più adatta, ok? Quindi non esiste quella cosa che purtroppo, diciamo, il mainstream della formazione vuole venderci, che poi gira e rigira, si tratta dell'analisi tecnica, via, che ogni mercato possa essere tradabile con gli stessi strumenti, con lo stesso approccio, ok? Cioè, non puoi tradare il natural gas americano, che dipende per lo più dalle stagioni, se fa freddo, se fa caldo, se che dipende dalle notizie sulle scorte del gas, che dipende dal blocco delle centrali nucleari statunitensi, che hanno dei calendari di manutenzione, queste cose qui. Cioè, il gas dipende da quelle cose, da quelle cose lì. Ha degli or certi orari di contrattazione, apertura e chiusura di mercato, che hanno una certa valenza, piuttosto che un forex, che magari un euro-dollaro, che dipende più che altro dai tassi di interesse, dalle politiche monetarie, oppure, diciamo, dalle operazioni che può fare una serie di multinazionali per coprirsi dal rischio cambio. Cioè, ogni mercato ha delle ragioni che stanno dietro al prezzo, e ogni mercato hanno anche il loro specifico aspetto, sia a livello di trend, sia a livello di magari più profittabilità, se affrontati con un sistema contro trend oppure con una griglia, come abbiamo visto l'altra volta, vi ricordate, che magari andava a sfruttare un periodo di bassa volatilità persistente. Quindi il rapporto rischio-rendimento dopo lo stop è stretto e il target lontano è più adatto al trend following. Ok, quindi ai sistemi piramidali. Piramidali e per il trend following. Ok. Il rapporto rischio-rendimento dove lo stop loss è più ampio o inesistente, è più adatto al mean reverting, quindi ai sistemi grid. Mean reverting che grid. Ok. Quindi il piramidale è, diciamo, l'esaltazione di una previsione di trend. Il grid è l'esaltazione di una previsione di main reverting, quindi di un mercato, di una situazione che può durare un certo tempo, un periodo di tempo, del mercato in cui questo tende a tornare verso un prezzo medio. Vai con le domande. Allora, Vincenzo ti chiedeva se quello che hai fatto vedere prima era un'analisi Monte Carlo, poi no, ok. Allora, poi Roberto dice È una praticamente. specie di Monte Carlo, è proprio una serie di sistemi che aprono le operazioni a casaccio, che però ottengono lo stop loss e il take profit con il rapporto che gli do io inizialmente. Sono sistemi che scelgono di comprare e vendere all'ora che vogliono loro, e nella direzione che vogliono loro. Ok, poi Roberto dice praticamente la piramidazione è come giocare un numero pieno alla roulette, mentre il grid significa giocare tantissimi numeri a casaccio che aumentano probabilità e anche il rischio. Esatto, Sono è successo. d'accordo. Gabriel dice quindi la piramidazione si può fare solo su pochissime coppie. La piramidazione si può fare su pochissime coppie se si cercano, diciamo, dei movimenti che avvengono spesso, oppure si va adesso indipendentemente dalle coppie, si va a ricercare un'occasione che può essere una news un po' più rilevante del solito, un aumento o un taglio di tassi di interesse più rilevante del solito, qualche rumors importante, qualche avvenimento, cioè un qualcosa che ci fa realisticamente prevedere che il movimento sarà consistente. Oppure sì, si cerca un mercato dove tipicamente tutte le volte che la mattina che vediamo che il mercato parte in una direzione mi fa 100 punti. Benissimo. Isolo quel tipo di mercato,
e strutturo la mia griglia su quei 100 punti soliti. Va benissimo, ok. Ovviamente non lo vado a fare su un mercato dove, come ho detto, prima di aprire il trade, il periodo di studio va fatto fuori dal grafico in tempo reale, ok. Non lo vado ad applicare a un mercato che, se ho fatto bene i compiti del mio studio, magari su un australio dollaro, dove fa fatica a farmi i 30 punti giornalieri, e quando sembra che parta in una direzione che mi fa 15 punti, 20 punti in una direzione, subito dopo se li rimangia con l'interesse, lì non mi funzionerà mai. Quindi è ovvio, sì, una delle due: o il mercato con le tendenze a rimanere in trend senza ritracciare, perché sono due cose che dobbiamo rivedere, prevedere, ricordiamoci, oppure andare a caccia proprio di eventi. Quindi poi a proposito dei 100 punti convenzionali che hai detto, Pietro ti chiede, c'è qualche modo per calcolarli? Tu come li valuti? Non so, la volatilità potrebbe essere un'idea, quella di calcolarle con un ATR. E poi. Sì, bisogna, non è che non c'è un comunque ci arriviamo, sì, non c'è una cosa fissa, bisogna vedere, anche lì dipende un po' dal discorso che ho fatto prima. Se stai cercando un movimento tipico del mercato, vai a vedere i movimenti che il mercato ha fatto in precedenza, magari ogni primo di venerdì del mese che c'è la news sulla new farm payroll, vai a vedere qual è il mercato che tipicamente si muove di più. Questo movimento di quant'è la sua ampiezza, e poi su quel movimento calcoli giusto. Cioè, lo stop loss di 100 punti, il livello di 100 punti possono essere anche 10 punti o 50 o 30, è il fattore di il moltiplicatore che conta, ok? Il 100 lo puoi trasformare in 5, in 8, in 15, come vuoi. Ok, allora poi chiudiamo con l'ultima e poi riprendiamo il discorso. Paolo chiede, essendo una strategia che facilmente sfocia nel multi-day, condividi che bisogna selezionare strumenti che si presuma abbiano poca probabilità di gap in apertura? Sì, ci sta, ma alla fine il gap di apertura, cioè se è un gap, nella direzione, che se è uno strumento finanziario che tende a rimanere in trend, di solito i gap sono nella direzione del trend, se non sbaglio, se non è cambiato niente. Io mi ricordo che era così, adesso io sono molto specializzato sul Forex, dove i gap sono solo settimanali e ormai avvengono veramente di rado, quelli importanti. Però anche gli altri mercati sono quasi sicuro che se si tratta di trend consistenti multi-day, gli eventuali gap sono più che altro nella direzione del trend, quindi non sono un problema, è uno. L'importante è che anche se apre in gap a sfavore, questo non ci vada, non sia tanto ampio, okay, di quel limite di ritracciamento che ci permette il nostro livello della piramide. Lì, quel tipo di mercati, lì, sai qual è più che altro il problema? È che ti bloccano l'operatività per eccesso al rialzo. È quello il grosso problema di certi mercati, come l'azionario, small cap, quelle cose lì. Perché lì se ne dicono tante, perché sulla carta sono mercati bellissimi, sui quali si potrebbe anche guadagnare con l'analisi tecnica base, una semplice media mobile e via, però bisogna vedere se riuscite a farvi eseguire gli ordini, ok? Ok, allora io direi di sì, poi quelle altre le faccio dopo, dai, facciamo finire Sergei e poi ci sono una marea di domande, però te le lascio alla fine, dai. Bene, ok, quindi abbiamo detto capire proprio questo giochino target e probabilità ci serve anche per scegliere l'operatività migliore e il tipo di griglia, perché come variano i tipi, adesso io vi ho fatto vedere la griglia base, ok? Adesso vediamo un po' di varianti che sono molto interessanti, okay? Però ho detto il punto è proprio, diciamo, l'aspetto strategico dell'utilizzo, però ovviamente vediamo, adesso giochiamo con un po' di varianti. Allora, il primo che abbiamo visto è il 3-level sto break-even, ok? Questo l'avete capito come funziona, no?
ha bisogno di 3 livelli per andare a break even in diciamo a break even della strategia. Ovviamente questo 100, come ho detto prima, può essere 10, può essere 15, è un numero a caso. Variante, 2 livelli al break even. Ok, si può fare questa cosa qui. Lo stop loss sarà non più uguale al level distance, ma sarà metà del level distance. Quindi, se ho 100 punti tra i livelli, lo stop loss sarà messo a 50 punti. Ok, che cosa succede? Apro il mio buy, metto il mio stop loss. Le cose ci vanno bene, apro il secondo buy. Lo stop loss non lo metto più al break even sul primo, ma lo metto subito a break even della piramide, della strategia, della risultante. Ok, quindi a metà tra i due buy. Ok, quindi metà del livello tra le griglie. E avrò subito il primo stop loss della prima operazione a più 50, e quella dell'ultima operazione aperta, il buy 2, a meno 50. E avrò subito dal secondo livello il break even di strategia. Poi andiamo avanti, apriamo il terzo buy, lo stop loss sarà da mettere, ok, da avvicinare ancora, sempre alla stessa distanza, a metà tra i due livelli. Quindi avrò sempre meno 50 dell'ultimo buy, più 50 del buy 2, e più 150 del buy 1. E quindi qui il mio break even varrà già 150 subito al terzo, ok, al terzo livello. Nel primo caso invece al terzo livello andavamo appena in pari. Ok, questa è la differenza. Ecco, questo diciamo è una variante, andare a lavorare con uno stop loss inferiore, quindi di solito la metà dei due livelli. Però se avete seguito attentamente il discorso che vi ho fatto prima, già avreste dovuto intuire che cosa, ricordandoci che in borsa non ci sono pasti gratis, ok? Perché sulla carta va bene che questa situazione sembra che ci faccia guadagnare di più e più velocemente, però dobbiamo anche capire, se abbiamo capito tutto il discorso che ho fatto prima, che uno stop loss che vale la metà di quanto valeva prima, cioè in punti mercato distava la metà di quanto era prima. Ok, questo stop loss ha il doppio della probabilità di venire intercettato. Ok, quindi avvicino il nostro target stop, maggiore, più accurata la previsione devo fare, perché uno stop loss più vicino della metà sarà eseguito solitamente il doppio delle volte di uno stop loss più largo del doppio. Ok? Deve essere molto chiaro questo concetto quando si fanno le scelte di trading. Ok? Quindi, in altre parole, il rischio è conseguenza sia della size dell'operazione quanto della probabilità di riuscita. Quindi bisogna tenere sempre a mente questo dualismo. Adesso vado un po' avanti. Dopo ho organizzato il discorso in un certo modo, adesso strada facendo, ho cambiato. Allora, riassumendo, per poter impostare una strategia dobbiamo prevedere un movimento ampio, un tot. Quanto deve essere ampio? Se utilizziamo la strategia base, un multiplo, ok, del level distance, e questo multiplo deve essere maggiore di 3 livelli almeno. Ok, con ritracciamenti minori del nostro level distance o del nostro stop distance. Adesso, qui come fare? Ovviamente, non è che devo prevedere
i movimenti del mercato di 700 punti, perché vi ho fatto vedere nell'esempio dei livelli da 100 punti. Ok, io posso prevedere un movimento di 70 pip, dire tutte le volte che esplode la volatilità per via di una news, almeno 70 pip il mercato me lo fa benissimo, senza ritracciare. Molto bene. 7 pip, questi 70 pip li divido in un tot, in quanti livelli voglio. Anche in 10 livelli, e faccio tutti i livelli da 7 pip. Si può fare. Ovviamente a mano è quasi impossibile. Aiutandoci con delle automatizzazioni che adesso andremo a vedere, è più che possibile. Ok. Adesso andremo a vedere i sistemi per il trading semi-automatico che ho creato. Perché semi-automatico e non automatico, proprio per questo motivo. Andiamo a cercare dei movimenti difficili da prevedere, quindi è un trading da fare in maniera molto capillare, quindi che si presta di più al trading manuale, diciamo, molto capillare, quindi che tiene conto di più cose per fare meno entrate possibili, ma diciamo con una percentuale di riuscita, quindi tenendo conto di tutte le possibili varianti. Ok, piuttosto che buttare un sistema automatico sul mercato e lasciarlo fare. Quella è una cosa un po' più adatta, come abbiamo visto, alle grid, che vanno più alla cieca e vanno benissimo. Adesso, allora, facciamo così. Finisco la parte teorica. Vediamo le altre possibilità di griglia e poi vi faccio vedere il sistema, così non perdiamo il filo. Questo è un po' l'aspetto che avrà il sistemino che andremo a vedere. I vari tipi di strategia, perché ce ne sono veramente tante che si possono fare, adesso ne vediamo un altro paio. Li trovate in dei video, ci sono circa 2 ore di video, vedete che ho già fatto, quindi non sono stato a rifare le slide, a ripetere le stesse cose. A chi si è appassionato della questione di piramidazioni può andare su YouTube, il mio canale Trading 2.0 di Sergei Magalà, si iscrive, si cerca questi due video, Pyramiding Trading System 1 e 2. E ci sono due video dove faccio vedere un po' in maniera più dettagliata i sistemi che ho creato e come si utilizzano. Dopo c'è anche un po' di teorie e faccio vedere proprio l'utilizzo in pratica. Ok, sempre tornando al discorso di prima. Questa qui è la strategia base 1 che abbiamo visto. La ripetiamo: primo livello stop loss, secondo livello stop loss, terzo livello break even, ok? E dal terzo livello in poi. La libertà, vi ho accennato un po' del grado di libertà, ok? Nel momento in cui io inserisco e sposto lo apro il mio buy 3, per esempio, e sposto i miei stop loss al livello del buy 2, quindi vado a break even, anche nei livelli successivi è uguale. Vedete che da in quella situazione lì il mercato non mi deve ritracciare, quindi ho una libertà di ritracciamento del mercato che non deve essere superiore al nostro livello, quindi al nostro stop loss. È chiaro? Man mano che il mercato su, finché non ho aperto il buy successivo, il mio stop loss rimane lì. Quindi diciamo, la libertà del mercato di ritracciare aumenta, perché da qui, da un livello all'altro, lui non mi deve ritracciare più dei 100 punti o dei 10 punti o dei 15 punti, quello che è la distanza tra i livelli. Ma fino al livello successivo può ritracciare anche quasi del doppio dei due livelli, siamo d'accordo? Quindi io, che ho molto rispetto della imprevedibilità del mercato, nonostante che utilizzo dei termini come prevedere,
Ok, in realtà li utilizzo proprio perché ho un grande rispetto della difficoltà di prevedere il mercato. Quindi io tendo a scegliere i sistemi che anche a livello automatico, semiautomatico, a livello strategico, hanno come me, diciamo, il rispetto dell'imprevedibilità del mercato. Quindi io prediligo questo tipo di situazione qui. Quindi lascio al mercato la possibilità di oltrelasciare, vedete qui, addirittura quasi del 50%. Okay, perché è più facile prevedere delle cose quando al mercato non gli dai dei paletti troppo stretti. Siamo d'accordo? C'è anche la variante della prima strategia, che sarebbe quella di spostare questo stop loss non a scalini tra un livello e l'altro, ma a mo' di trailing stop tipo un punto per volta. In questo caso la libertà del ritracciamento viene limitata proprio alla distanza del nostro livello, del nostro stop loss. Ok? Spero abbiate capito. Un'altra strategia quale può essere? Quello invece di spostare lo stop loss con la cadenza tra un livello e l'altro, al fine di aumentare all'inverosimile la libertà che lascio al mercato, seguitemi bene, io che cosa faccio? Sacrifico come il rischio il valore dello stop loss iniziale per tutta la durata della piramide. Questa è un'altra cosa che si può fare. Vedete? Calcolando opportunamente i livelli dello stop loss. Vedete, io ho aperto 5 livelli, vedete com'è lontano. Perché degli stop loss li devo calcolare. Dopo adesso qui non vi faccio vedere le formule, è tutto automatizzato, le formule ce le ho già nei miei sistemi. Cioè, è un lavoro, ragazzi, qua c'è da lavorare sia a livello di programmazione sia a livello teorico. Qui c'è da ragionarci, cioè, qui non sono le solite cose dei disegni sui grafici. Comunque, qui ho fatto in modo di mantenere lo stesso rischio per tutta la durata della piramide, massimizzando la libertà di ritracciamento. Questo è un tipo di piramide che è bene utilizzare quando? Quando si ha in mente un target preciso. Okay, io faccio fatica a dire che il mercato arriva lì senza ritracciare più di un tot. Quindi i ritracciamenti ammessi, soprattutto nell'ultima fase, vedete, aumentano molto. Se il mercato mi va contro e il ritracciamento avviene, mi becco lo stop loss e incasso il rischio iniziale, quindi no, non mi proteggo, però lascio al mercato tanta libertà vuol dire aumenta la mia probabilità di successo, vero? Se avete capito il discorso che avevo fatto prima, aumentando la probabilità di mandarlo a target. E avevamo visto che cosa succede quando comincio a incassare 5, 6, 7 livelli, ok, a take profit. Una variante può essere quella di mantenere con un altro tipo di formula sempre il rischio costante per i livelli, ok, aumentando i lotti delle varie piramidazioni. Un'altra cosa che si può fare è un ibrido tra queste strategie, quindi rendere la nostra strategia più dinamica. E qui le combinazioni che si possono fare non finiscono più. Andiamo a vedere i nostri A. Vedete? Allora, Pyramidic. Ok, allora questa è la MT4. Si vede, non so se vedete bene, perfetto. Qui è già operativo, questa è una demo. Qui vedete, avevo aperto un'operazione. Adesso exit, usciamo, la chiudiamo. Questa è euro-dollaro. Questo è quello che vi darò. Ok, la piramidazione base. Consigliere, allora vi faccio vedere da capo. Rimuovi. Rimuovi, apro euro dollaro,
Base. Ok. Impostazioni. Allora, magic number, lotto iniziale, stop loss in pip. Lotto iniziale mettiamo 0,1, stop loss 50, adesso facciamo più vicino, facciamo 20 perché ormai il mercato 50 punti li vede in 3 giorni. Numero di livelli massimo, mettiamo 10, però qui dipende. Usa ordini pendenti, mettiamo true. Possiamo anche mettere false, dopo vi faccio vedere la differenza. Attiva trailing stop. Allora, questa questione del trailing stop è questa. È il trailing stop tra livelli. Quindi no trailing stop lascia un po' più di libertà al mercato. Sì, trailing stop sposto lo stop loss, ok, seguendo il prezzo più da vicino. Quindi facciamo, io preferisco false, comunque come ho detto. Target di prezzo. Diciamo, voglio raggiungere un certo prezzo per dire 1,16 un livello, quello che vi piacciono tanto i livelli, ci mettete il vostro, proprio il prezzo del vostro livello. Oppure il target in pip, voglio mettere un take profit a 500 punti dalla prima operazione, che tutti i livelli abbiano lo stesso take profit allo stesso prezzo, lo possiamo fare, oppure un target di profitto monetario. Se abbiamo inserito, scelto di utilizzare un certo trailing stop, ok, questo è il passo, 10 punti per esempio, possiamo fare 5 perché abbiamo solamente, perché abbiamo fatto solamente 20 tra un livello e l'altro, e lo step è ogni quanti pip si aggiorna. Okay. Per esempio, qui io faccio la mia concettura, la mia previsione, quella che volete, che il mercato vada su per un qualche motivo, euro-dollaro. Ok, quindi benissimo. Spingo buy. Perfetto. Quando il mercato andrà su, vedete, avevo scelto, messo su on la possibilità di mettere gli ordini pendenti, vedete? Questi sono degli ordini pendenti che saranno eseguiti quando il mercato li raggiungerà. E man mano che il mercato li raggiunge, gli stop loss saranno aggiornati. Poi qua ci dovrebbe essere, vedete, un take profit. Ok, unico per tutte le nostre, per tutti i nostri livelli, e via, basta, la nostra griglia lavora da sola. Se arriva a target bene, se arriva a stop male, se arriva a trailing stop tra un livello e l'altro, a break even o trailing stop, bene lo stesso perché incassiamo. Abbiamo dei dubbi, siamo arrivati qua a metà circa, vogliamo alleggerirci un po'. Scaling out. Scaling out è smezza tutte le posizioni aperte. Non ci piace più la posizione. Sta per uscire una news, oppure abbiamo dei dubbi, panic exit. Chiudiamo tutto. E il sistema automaticamente ci cancella i pendenti. Okay. Riprendo fiato, Giuseppe. Bello, bello. Mi piace questo sistemino. Sì, non è finita. Ah, ok, No, giusto perché proprio ho bisogno di riprendere fiato, devo lasciare. io. No, vedi che ci mancherebbe. Abbiamo sforato comunque l'ora e quindi va bene, ma quando le cose sono così interessanti, intanto comunque vedo un po' di domande così se ci Allora, sono. finisco. Allora, il bello è che voi prima avevate dei dubbi, no? Prima i trader ci chiedevano, ah, ma quando utilizzarlo, su quale mercato? Scopritelo! Quando avrete in mano questo sistemino, lo potete utilizzare come backtester. Aprite allora, visualizza tester strategia, andate a cercare tra gli EA. Ok,
il nostro pyramiding base, scegliete il cambio che volete, spread giusto, medio del mercato, punti di controllo, perché è per comodità di testo che non fateci caso, giusto per rendersi un po' conto come a livello di allenamento, impostate i livelli che volete, per esempio stop loss diciamo 20, il resto lo lasciamo così com'è. Ok, e possiamo far partire il test. Vedete, il mercato va avanti. Vedete? Posso mettere la pausa, posso fare le mie operazioni, posso mandare avanti, posso attaccare al grafico gli indicatori che utilizzo, che mi aiutano a fare le mie analisi, le mie previsioni. Linee, canali, livelli, tutto quello che volete. Bande di Bollinger, vi piacciono le bande di Bollinger? Utilizziamo le bande di Bollinger, ok? Mando avanti il mercato, ok? E dopo decido quando entrare in posizione o uscire. Per esempio, posso fare buy. Ok, mi ha preso lo stop loss. Pazienza, posso andare un po' avanti, ok, e così via. Vedete qua la velocità, consiglio di tenerla su 30, se no va troppo veloce, ok. Poi per esempio qui voglio entrare in posizione, posso mettere stop o rallentare, ok, posso fare buy, vediamo, aspetta, faccio ok, così mi ha aperto la mia secondo livello automaticamente, vedete, terzo livello, quarto livello, quinto livello, e mi ha chiuso in profitto. Avete visto cosa è successo? Ecco, questo è il funzionamento del backtester. Non è praticissimo, perché questo livello, questo diciamo levetta qui della velocità è un po' fatta alla carlona, quindi la meta 3D4 non è super adatta a questo tipo di giochino, però sempre meglio che niente, ok. Vediamo i risultati, vedete, io che ho preso uno stop loss e poi avevo chiuso questa piramidazione in positivo, vedete, per esempio voglio fare un'altra buy, voglio farne un'altra, mi ha chiuso break even, pazienza. Io un po' ho perso, però nel complesso, vedete, ho guadagnato $100 con una sola piramidazione, sempre a livello di backtest, a livello teorico, con una sola piramidazione chiusa bene, vedete, quindi qui l'euro quasi a parità, ho 20 pip di stop loss, quindi con 0,1 lotti che avevo impostato, quando vado a perdere? Vado a perdere, fatto una botta di conti, un pip quanto vale 0,1? Vale un dollaro, vado a perdere circa $20 per stop loss, che è 20 euro circa del conto, perché siamo quasi in parità qui a questi prezzi, siamo quasi nel 2000, ok? Quindi ho preso uno stop loss e un take profit su un movimento di 70 pip, sono andato a incassare più di $100, quindi vedete la convenienza dell'utilizzare le strategie a griglia. Dopo qua ci giocate, ci prendete la mano, fate buy, sell, fate quello che volete, ok? Scegliete, trovate i livelli più giusti, qualcuno aveva chiesto, ma la TR, benissimo, qui evidentemente abbiamo visto che mi ha preso tanti stop loss, vuol dire che lo stop loss, i livelli sono troppo vicini, possiamo utilizzare, non so, indicatore ATR 100 periodi, vediamo cosa ci suggerisce, che 20 punti, diciamo, il range medio, ci vorrebbe magari un multiplo per non venire
intercettarli troppo spesso. Ci ragionate, vi fate la vostra pratica. Ok. Dopo, se vogliamo vedere qui molto velocemente gli altri tipi di sistemi, ecco questo qui che cos'era? Questo qui era l'Universal, vedete, dopo ci si può giocare, dopo gli altri sistemi sono più avanzati, non so, diciamo, qualcuno ve l'ho già spiegato prima con le slide, l'Universal è una figata perché proprio posso andare a selezionare, allora intanto i lotti posso anche mettere a zero e lui rischierà la percentuale del conto che li seleziona. Ok, rischio massimo piramide. Questo, sinceramente, perché è un paio d'anni che li ho fatti questi sistemi. Sinceramente, non mi ricordo tutte le funzionalità, però mettiamo rischio massimo 20 perché non voglio che te ne tenga conto. Stop loss 50, passo livello, facciamo 20, stop loss. Passo primo livello 20, ok, numero di livelli facciamo 10, tipo di progressione passo, fissa vuol dire passo uguale come abbiamo utilizzato fino adesso, posso fare progressione lineare, quindi aggiunge, non so, 10 pip ad ogni livello, oppure geometrica, moltiplica la distanza di un livello per 2, per 0,5. Quello che voglio, ok? Quindi qui veramente la possibilità di settare è molto, molto varia. Per esempio, ad ogni livello aggiungo 10 pip. Progressione del volume fissa, quindi volume dei livelli sempre uguale, 0,1, 0,1, 0,1. Lo voglio aumentare ciascun livello di 0,05, per esempio. Logica di break-even. Ultimo ordine, rischio fisso. Sono tante funzioni che non me le ricordo neanche tutte, sinceramente. Trailing stop, tutto il resto. Target di prezzo, target di profitto e tutto il resto. Vediamo. Buy. Ecco, vedete, mi ha aperto perché avevo scritto una certa progressione dei livelli, vedete, me li apre progressivamente sempre più lontani. Ok, posso farli aprire sempre più vicini man mano che il prezzo si allontana. Veramente una cosa universale, però questo non ve lo do. Ci sto per farvi vedere che lavorando con la programmazione un po' i giochini che si possono creare. Quindi tu darai quello base, giusto? Che fa Base, tutto quello quello che è base, anche più semplice. quello base. No, no. Esatto, no, probabilmente organizzerò un qualcosa, però non sarà regalato, proprio specifico sui sistemi di piramidazione. Allora, vi ricordo che questo poi ve lo manderà Sergei Esatto, e per sicuramente. ricevere, allora lo manderò a chi sta guardando il webinar in questo momento. Oppure se vedete la registrazione, chiedete a trading2.0@gmail.com. Non vi offendete se non vi arriva subito domani, perché sono un po' lento con queste cose, lo so, dovete scusare, però sapete anche voi com'è. Però abbiamo detto che è la fine dei tre webinar, no? Sì. Con questo lo invio. Comunque, No, perché ragazzi, all'inizio volentieri. magari non ero chiaro, però anch'io posso cambiare idea strada facendo, però le cose che vi ho fatto vedere, quelle che vi ho detto che riceverete, le riceverete, non vi preoccupate. Ok, però questo per ribadire, cioè non è strettamente legato a Thickmill, perché non funzionano solo su Thickmill, ma funzionano su tutti i broker. Ovviamente la speranza è che voi utilizzate Thickmill, però siccome non lo do io, quindi questo diciamo è un regalo che fa Sergei, vedete quanta comunque passione ci mette Sergei, perché siamo oltre un'ora, noi abbiamo concordato un'ora di webinar, è ancora qui che ci sta spiegando tutto. Quindi è un regalo che fa lui, di sua sponte, e quindi chiederete poi a lui chi sta qui a vedere il webinar, lo riceverà direttamente da lui, chi vede la registrazione basta poi scrivere alla sua email. Bene.
Domande? Sì, ce ne sono una valanga. Allora. Ah, comunque, vabbè, se volete andare con la formazione, perché qui veramente siamo all'ABC, all'ABC, alle prime tre lettere dell'alfabeto di quello che offro io a livello di formazione, guardate un po' le cose che ci sono, sergeimagala.net, i miei due corsi principali e tutto il resto. Io li consiglio i corsi di Sergei perché sono qualcosa di assolutamente necessario nella carriera in un trader. Io poi, tra l'altro, sono anche nella tua chat di Telegram dove ogni giorno fate analisi e sto anche vedendo che ci prendete molto, molto, molto spesso. Allora, possiamo anche aprirla. Poi è molto bella proprio perché c'è un'interazione tra i vari iscritti. Che è focalizzato solo su quello che Sergei poi Ok, scrive. Francesco ha chiuso un oro in positivo. Ogni tanto scherziamo sul fatto che i miei corsi non funzionano, però facciamo gain quasi tutti i giorni, quindi... Quindi questo Sergei è però un canale riservato ai tuoi corsisti. Esatto. Ok, abbiamo chiuso, quindi ti ho fatto anche la marchetta e va bene Esatto. così. Per adesso è compreso nel prezzo dei corsi, quindi prima li comprate meglio è, perché dopo col tempo aumento sempre i prezzi, aggiungo dei servizi che all'inizio sono compresi, dopo si pagano a parte, quindi a chi interessa. E Ti allora, io faccio. ti giro un po' di domande, così chiudiamo. Allora, la domanda ricorrente un po' che è in chat, che viene fatta, però questo secondo me l'hai già un po' spiegato, nel senso che quando riceverete l'expert, magari lo cercate voi qual è il time frame preferito. Tu comunque, dalla tua esperienza, hai comunque visto un time frame specifico che funziona di più rispetto all'altro oppure no? Ma diciamo che comunque nel Forex io prevalentemente lavoro sul time frame orario. Ok. E direi che per un'attività proprio così di tracing, orario piuttosto che daily, ma è già più difficile. Ok. Mentre sfruttare questo tipo di piramidazione su dei bias comunque già che noi conosciamo, ad esempio sugli indici che sono sempre a rialzo, può funzionare oppure no? Certo. Poi, domanda, la penalizzazione potrebbe andare bene su gold o silver? Certo. Essendo il gold e il silver degli strumenti finanziari che diciamo amano il trend following, assolutamente sì, perché no? Però anche lì scegliete magari dei momenti in cui succede un qualcosa per cui sia ragionevole aspettarsi un certo tipo di movimento. Poi una domanda di Andrea, può avere senso hedgeare in questi sistemi? No. Il bello è proprio la forzatura del fatto che, come abbiamo detto all'inizio, noi abbiamo uno stop loss, un rischio definito specifico a fronte di un eventuale guadagno altissimo, veramente esaltato. Quindi, che senso ha hedgeare, cioè andare a complicare proprio la parte rischio iniziale, che è il punto di forza del sistema? Perché voi dovete capire che io ho fatto apposta questa slide qui. Trend following e piramidazione. E tutto parte dal concetto stop loss stretto. Ok, stretto e ben definito. Perché se ci pensate, se cioè voi entrate in posizione quando il prezzo si muove in una certa direzione, ok, e definite un certo livello di oscillazione, che è lo stop loss, è il livello che è il ritracciamento oltre il quale non dovrebbe più andare il nostro prezzo, il nostro mercato. E se ci aspettiamo un movimento in trend, se osservate ogni trend, ogni movimento che è dopo proseguito in trend, vi rendete conto che ha proprio quel movimento ha l'aspetto di un trend proprio perché il ritracciamento è limitato.
Se questo ritracciamento è troppo forte, soprattutto all'inizio, vuol dire che il trend non ha partito, non è partito. Quindi quella posizione lì è sbagliata, non ha ragione di esistere. Quindi ci si prende lo stop loss, rischio fisso prestabilito fino all'inizio e non ci si pensa più. È inutile andare lì a ricamarci delle cose. Per quello non amo tanto il concetto di piramide come da utilizzare insieme alle mediazioni. Vi ricordate l'altra volta qualcuno aveva proposto di unire le due cose? E io sono un po' contrario perché proprio a livello di approccio sono diversi. In caso di esplosione del prezzo, può succedere che lo spread si allarghi e che le esecuzioni facciano sballare la griglia? Sì. Allora, sì, può capitare, infatti nel sistemino che vi do, vi ricordate, c'era la possibilità di scegliere tra se utilizzare i pendenti oppure no. Allora, i pendenti sono comodi anche perché visualmente vedete un po' cosa succederà. Se scegliete quel parametro, lo impostate su false e non ci saranno i pendenti in macchina, il sistema vi aprirà le operazioni raggiunte il giusto livello, però rispettando un certo livello massimo di spread, che adesso mi ricordo quanto l'ho impostato, 2 punti più 3 punti, comunque lo posso mettere anche come parametro esterno, ora che ci penso, che se per caso è troppo alto il sistema, quel livello lì lo aprirà quando lo spread sarà rientrato nei suoi parametri. Però sicuramente sì. Cosa ci possiamo fare? Niente, è il mercato. Lavorare Ok, con un broker come Tickmill, che esatto, questo. copre gli spread più bassi e regolari che ci siano. Poi chiede Roberto, ma questo già l'hai detto prima, se la piramidazione può andare bene sull'S&P e il DAX. Pensate Ok, sì. all'S&P 500 quando crolla, quando ci sono quei 2 o 3 giornate di panico, che la volatilità si alza in 3 giorni, l'S&P 500 si rimangia il rialzo di una settimana, e se beccato un sistema, un periodo così, stop loss un pochino sopra i massimi, è giù di piramidazione, cioè è proprio la situazione ideale, short di indice. Quando mi darai l'expert, voglio vedere se, perché oggi abbiamo parlato con Tony. Ah, che tra l'altro è arrivato anche Tony e ti saluta, Sergei. Ti dà. Ciao, ciao, ciao. Grande Tony. Abbiamo visto sostanzialmente parlavamo del rally di Natale, però abbiamo visto che nel 2018 a Natale c'è stato un ribasso e poi è ripartito da lì. Quando mi darai l'expert, voglio vedere se si riusciva a prendere quel trend che è partito da lì con la piramidazione. Allora, poi Giosuè chiederemo che venga fatta una statua di Sergei come quella di Rocky Balboa a Filadelfia. Poi ci sono di diversi commenti. Filadelfia, vicino al toro a Wall Street. E quindi, allora, vediamo se questo mi chiedono che webinar è con te. Questo è il secondo. Il primo, abbiamo parlato di martingale, quindi rispondo anche a una domanda su che cos'era la grid, cosa fosse il grid, la griglia. Sostanzialmente l'abbiamo spiegato nel primo webinar e trovate nel sito di Tickmill su YouTube, c'è cioè il canale con la playlist italiana e lo trovate lì. Quindi Comunque, potete. quando vi invierò il materiale, magari ci metto link alle registrazioni di tutti e 3 i webinar, così uno li tiene lì. Noi chiudiamo questa serie, questa trilogia, Sergei, se non sbaglio, il 16 di dicembre sarà l'ultimo webinar e quindi poi da lì verrà poi inviato tutto. Se poi Sergei ha tempo e ve lo invia già nei prossimi giorni, quello un po' dipende da lui. Ok, allora io spero di non aver dimenticato nessuna domanda, nel caso poi la girerò a Sergei, però abbiamo, sì, dai, abbiamo risposto un po' a tutte le domande.
Ok, Sergei, io direi che possiamo concludere il webinar. È stato molto interessante come sempre e io vi saluto, quindi vi auguro un buon weekend. Ciao Sergei, ci vediamo al prossimo webinar e grazie come sempre per i tuoi insegnamenti. Ringrazio, grazie a tutti i partecipanti, buona serata, alla prossima. Alla prossima.